Durante le campagne elettorali sentiamo le nostre forze politiche usare troppo facilmente termini come colpo di Stato, dittatura e golpe. Oggi 2 miliardi di persone vivono in democrazie, qui sono le due fasce azzurre. Ma è una conquista abbastanza recente, solo 100 anni fa la situazione era molto diversa. E anche oggi ci sono molte aree del mondo in cui il processo di democratizzazione non è ancora compiuto. La vera differenza, infatti, sta in quanto è democratico un paese. E in Italia come siamo messi? Secondo il Varieties of Democracy Project, l'Italia è 21esima su 208 paesi per elezioni libere, libertà di associazione e di espressione. I problemi principali riguardano i diritti dei migranti, la corruzione e le minacce delle mafie alla politica. Quindi l'Italia non è un paese democratico? No, è senza dubbio una democrazia. In classifica siamo più in alto di Giappone e Stati Uniti. Insomma, si può sempre fare meglio, ma ricordiamoci che, soprattutto quando si parla di democrazia, le parole sono importanti.